Il primo presepio, io vi leggo la storia. San Francesco amava tutte le feste, ma il Natale in modo speciale. Avrebbe voluto che quello fosse un giorno di felicità, non solo per gli uomini, ma anche per i nostri fratelli animali. Diceva: «Invitate i passeri alla vostra mensa e spargete del grano sui davanzali e per le strade, perché gli uccelli se ne sazino, a lode di Dio che si fa bambino per salvare il mondo». Aveva deciso di passare quel Natale del 1223 nell'eremo di Greccio, nella solitudine dei boschi che circondavano la dimora dei frati. E mentre appunto attraversava il bosco, si trovò davanti una piccola grotta. «Ecco», si disse, «così doveva essere la grotta di Betlemme dove Maria diede alla luce il figlio di Dio». E si commosse pensando alla povertà e semplicità e umiltà di quella nascita. Allora gli venne un'idea. Pensò di rappresentarla davvero. Certo, il bambino divino avrebbe solo potuto immaginarselo, però tutto il resto. Con l'aiuto di un amico condusse alla grotta un bue e un asinello. Vi sistemarono poi una mangiatoia e la riempirono di fieno. Ma siccome ciò che faceva Frate Francesco non passava inosservato, la novità passò di bocca in bocca e si sparse la voce che la notte di Natale lassù all'eremo sarebbe avvenuto un grande prodigio. La sera del 24 dicembre la vallata era punteggiata da decine di luci che andavano tutte nella stessa direzione. Sembrava che nel bosco, dove si trovava la grotta, fosse scoppiato un incendio. Invece erano le torce che la gente aveva portato con sé per illuminare il cammino e allontanare un po' di gelo della notte invernale. Molti cantavano laudi e inni e a mezzanotte fu celebrata la messa. San Francesco, che non era prete ma diacono, lesse il Vangelo col racconto della Natività, poi parlò alla gente lì radunata con parole forti e tenere insieme. Parlò del grande amore di Dio per gli uomini, al punto che si fa uomo anche lui. Un neonato fragile, bisognoso di tutto, in balia delle decisioni degli altri, dell'imperatore di Roma fino all'oste che non apre la porta della sua locanda. Come non scoppiare di riconoscenza per un Dio così? Come non versare le lacrime di gratitudine e di gioia? Erano tutti commossi, e Frate Francesco più degli altri. Si inginocchiò davanti alla mangiatoia e rimase a lungo così, pregando in silenzio. Poi allungò le braccia e qualcuno che gli stava vicino vide, o gli sembrò di vedere, che quelle braccia toccavano un bambino addormentato lì, sul fieno, e lo sollevavano con grande delicatezza. Allora il bambino aprì gli occhi e rispose all'abbraccio del santo con una carezza della sua manina sulla guancia di lui, rigata di lacrime. Era quello il prodigio per cui avevano affrontato il freddo e il buio della notte? No. Il miracolo vero era la gioia soprannaturale che sentivano nel loro cuore, e insieme il desiderio di amare Dio e tutte le sue creature. Buon Natale a tutti!